nel gestire una squadra come titolare del gioco. Infatti la prima palla arriva subito nelle sue mani. Poi ha fatto insomma delle giovanili importanti anche alla Mensa Nassina, dove ha vinto anche uno scudetto. Quindi i numeri certamente li ha. Il primo tiro dell'amico Truccolo va per le terre, nel senso che è ben lontano dal ferro. C'è il recupero per Lugo con Pedersini nella sua classica penetrazione in percussione sul gomito. Poi Chiappelli riceve un bellissimo assist da parte di Legnani, ma non è fortunato nell'appoggio a tabellone. Un po' poca convinzione nel mettere dentro questo suo primo pallone. Dall'altra parte i primi due punti della partita, guarda arrivano appunto da Alessandro Spatti, sostituto in quintetto base dell'assente Squeo. Farucca sì, l'abbiamo lasciato anche un po' troppo isolato in un quarto di campo. Penetrazione di Pedersini, che questa volta attacca il ferro e mette subito a segno i primi due punti della sua partita. Una rimessa dalla linea laterale per Cent'anni, per il pallone uscito e sporcato da Legnani in questo frangente. Cent'anni chiama Truccolo prima ad un passaggio su un blocco, poi al blocco stesso, poi si mette in proprio e mette a segno la prima tripla dell'incontro. Ruini a gestire questo attacco per Lugo. Truccolo passa sul blocco ma commette fallo e ci sarà quindi la rimessa in gioco per Capitan Legnani. Chiama Ruini. Sta difendendo a zona Alto Sebino. Una zona strana, perché mi è sembrato di vedere una, due, tre, però molto alta. Pedersini cerca di intercettare questo pallone, che però arriva ugualmente nelle mani di Cent'anni. Cent'anni finta una penetrazione, poi scarica dalla parte opposta per Truccolo, poi il pallone arriva a Meschino, che non è fortunato in questo suo tiro, prende il ferro, c'è il recupero di Truccolo, una rapida transizione. Poi giocano a passarsi la palla Truccolo e Spatti. Poi Spatti, lasciato clamorosamente solo sotto canestro, trova il quarto punto personale, il settimo per Alto Sebino. È lasciato libero ancora. Ruini attacca il ferro, accorcia di nuovo le distanze. Due canestri fatti contro Spatti, uno contro uno. Mi trovo un po' strano avvio di partita. Da una parte Lugo abbastanza distratto in difesa, cosa che invece nelle ultime gare aveva fatto vedere un'intensità maggiore. Però se ti ricordi anche l'altra partita in casa siamo partiti un attimo sornioni, stiamo... Tu dici che stiamo sonnecchiando. Siamo un diesel. Speriamo, insomma. Cioè, vediamo di svegliarci al più presto, perché questi continuano a tirare e se le percentuali sono queste tutto va bene, ma se cominciano a fare anche cesto i problemi potrebbero aumentare. Pedersini vuole l'uno contro uno contro Spatti, attacca il canestro, si arresta in area, poi sei punti contro Spatti, strano l'accoppiamento difensivo. Ma stanno facendo molti cambi in difesa e ovviamente Spatti si vede ben bene da far fallo, visto che è l'unico riferimento interno. Trucco scivola, commette infrazione di passi nel cercare di recuperare palla, poi si arrabbia, ma comunque la rimessa è di Capitan Legnani, che vediamo partire quest'oggi in quintetto con Ruini per Pedersini ancora fuori per Ruini. C'è la prima tripla dell'incontro e Legnani prende questo rimbalzo in attacco e trasforma il rimbalzo in due punti e Lugo mette, seppure di una lunghezza, avanti la testa in questa partita per la prima volta.
Patti, poi il giocoliere Ruini addomestica questo pallone ballerino che Pedersini vuole comunque perdere, ma recupera ancora contro Spatti, ancora un tiro, sono suoi per il momento 6 punti su 8 di quelli messi a segno e a tabellone dall'Orva Lugo. E Pedersini, più per frustrazione che per intenzione, commette questo fallo ridando palla a Costa Volpino, gestito da Truccolo questo attacco. Ruini in sua marcatura, Centani riceve, finta, poi bel canestro di Spatti. Questa volta Spatti, nonostante il tentativo di stoppata da parte di Farioli, comunque raggiunge il ferro e mette a segno 2 punti veramente di pregevole fattura. Siamo molto preoccupati di Cent'anni ovviamente, e quindi facendo show, comunque quasi raddoppiando Simone Cent'anni, c'è sempre libero Spatti sotto canestro. Dobbiamo essere un po' più bravi a riempire l'area dal lato debole. Trasforma questo in un gioco da 3 punti e riportando di nuovo in vantaggio di 2 lunghezze Costa Volpino, questa volta ad attaccare il ferro è comunque Chiappelli, che non è di nuovo fortunato nell'appoggio a tabellone. Si gioca a calcio in questo frangente, gli arbitri non prendono provvedimenti per infrazione di fallo di piede, lasciano scorrere la palla a fondo campo per la rimessa di Costa Volpino, precisamente di Truccolo per Meschino, Meschino ancora per Truccolo, centro area fuori per Spatti che recupera all'ultimo istante commettendo quasi infrazione di campo. Ancora Sebino, alto Sebino con Costa Volpino, se preferite, ad attaccare il ferro, non portano a casa i 2 punti. Pedersini dall'altra parte della solita azione, palla sui piedi numero 44 di Farrucca Farioli, poi arriva il canestro e la prima tripla per Lugo. Siamo quasi giunti a fondo, alla fine del primo quarto, 4:27 da giocare, direi partita veloce. Sì, è una delle caratteristiche anche della formazione giovane di Alto Sebino, insomma, fa della transizione offensiva e del contropiede la sua arma migliore, poi gli piace andare a fare molti tiri. Comunque io continuo a ripetere che questo è un avvio di partita alquanto strano, in cui le difese sia da una parte che dall'altra secondo me sono abbastanza blande. Chiedo questo conforto al nostro amico che per prima volta è qui con noi. Marco, tu che sei un intenditore di basket, come le vedi queste difese? Un po' allegre o arcigne? Diciamo che sono molto allegre. Ci sono dei tentativi di, come avete detto, confermato prima, di raddoppio su Cent'anni e non riescono ancora a prendere le misure dentro l'area per sistemare le cose. Comunque molto molto blande le difese secondo me. Si prende invece le misure Truccolo che mette a segno una tripla. Chiappelli trovato ancora in area pitturata, veramente incredibile, è il terzo pallone uguale che sbaglia nell'appoggio a canestro, mentre Cent'anni mette a segno altri 2 punti e vanno a zona e si mettono a zona immediatamente 2-3, mo con la seconda linea molto alta. Ruini per Legnani, ancora Luini, attacca la zona, poi Farioli si mette in proprio con un tiro oltre la linea dei 3 punti. Cent'anni ancora in tentativo di penetrazione, sulle sue tracce Legnani, messo in campo se non sbaglio proprio per contrastare la forza di... E Pedersini prende sfondamento. Pedersini prende sfondamento in questo aiuto portato sulla penetrazione di Cent'anni. C'è il primo cambio fra le fila dell'oro, anzi è un doppio cambio, fanno il loro ingresso sul terreno di gioco Montanari e Villani. Vedremo se
entra per Alto Sibino, entra Belloni al posto di Spatti. Agisce sempre a zona Costa Volpino, recupera questo pallone, rapida transizione, però anche loro commettono una dabbenaggine. Poi bella palla di Montanari, bel passaggio battuto a terra al centro dell'area per Pederzini, e le due formazioni ancora a contatto, ancora Centanni a cercare il canestro, c'è poi il rimbalzo in attacco per Costa Volpino con il numero 6 che va in ad attaccare in ferro. Il numero 6 è Planezio, ottimo giocatore senza dubbio, che ha sicuramente nelle sue corde la caratteristica di tentare queste penetrazioni, attacchi diretti al ferro. Farù gioca sul piede ferro e con un tiro cadendo lì indietro mette a segno i due punti. Il magico perno di Farioli, il mitico perno di Farioli. Cos'è successo? Però è bianca, quindi. Dunque, se riesco ad interpretare bene, c'è stato una stoppata di Farioli e poi il pallone ricadendo ha sbattuto sulle gambe di un giocatore di Costa Volpino, quindi questa rimessa per... E questa volta c'è... No, veramente... La furbata non è riuscita per un pelo. La volpinata questa volta l'avrebbe fatta Lugo, ma... Il ferro ci ha messo del suo, ecco. Mentre del suo ci mette Planezio con questa tripla che porta a 20 i punti di Costa Volpino, con 5 lunghezze di vantaggio sull'ora. Ci pensa immediatamente con una penetrazione ad attaccare il ferro Villani. Ancora assist di Montanari. Già due assist e una furbata non riuscita da parte di Montanari, con Villani in lunetta per il fallo subito nel tentativo di trasformare questa azione in un gioco da tre punti, mentre c'è un cambio fra le fila di Costa Volpino con il numero 13 in campo Franzoni, che prende il posto di Truccolo. A segno intanto Villani, allunga la difesa coach Gallo, pressione sulla palla ma libero dall'altra parte Centanni, che prende il ferro. Farouk alza le sue lunghe braccia per catturare questo rimbalzo difensivo e trasformare in azione d'attacco con una penetrazione al centro area di Villani, che subisce il fallo dal neo entrato Franzoni. Si attacca due costantemente spinte, il ferro. Così dobbiamo andare avanti, sempre insistere, attaccare, essere sempre pericolosi. L'importante è farsi trovare pericolosi. Pericoloso è senz'altro per la seconda volta consecutiva Villani. Rimessa per il neoentrato Niccolò Bertocco nelle fila lughesi. Sempre a zona Costa Volpino, Montanari trova Farouk sul gomito alto, palla schiacciata ancora per Villani, che di nuovo attacca il ferro e di nuovo subisce fallo, questa volta andrà in lunetta. Ed è il secondo di Centanni, che è una buona notizia per noi, insomma. E intanto lo Centanni cambia. Centanni il secondo, ne prenderà il posto di Gennaro. Sicuramente, con tutto il rispetto per le qualità di Gennaro, qualcosa viene a perdere senz'altro in fase realizzativa. Villani mette segno il primo libero, 33 ancora i secondi di giocare in questo primo tempo, e punteggio perfettamente in parità, nulla di fatto, quindi questo 20 minuti. Poi c'è il tentativo di stroncarci le gambe da parte di Montanari, che per recuperare palla, poi adesso c'è una gran manata del numero 11 Belloni,
Ci mette energia Montanari, sta mettendo energia quella che diciamo che è mancata fino adesso in questo quarto a Lugo, eravamo un po' sornioni e Montanari entra in campo appunto per cambiare un po' il ritmo. Infatti cambia il ritmo e subito sono di nuovo a contatto le due formazioni sul punteggio di 20 pari, ultimo tiro probabilmente per Costa Volpino con il neo entrato di Gennaro al posto di Cent'anni che va in una penetrazione a centro area, però va a infrangersi sul muro di Montanari. 14 secondi per concludere questo quarto con la palla in mano, vediamo cosa creiamo, soprattutto anche come difendono gli avversari, allungano la difesa. Bertocco gestire questo attacco, supera la metà campo brillantemente, trova il blocco di Farouk, poi la palla nelle mani di Pederzini, primo ferro, Villani che nel tentativo di fallo a Villani. Gli viene fiscato il fallo, onestamente bisogna dire che aveva allargato un po' il braccio per andare a recuperare questo rimbalzo. Sì, magari pensava fosse insomma a fil di sirena, mancava ancora un secondo, quindi palla giocabile e fallo. Sono praticamente due punti inaspettati, il primo va a segno per Franzoni, praticamente due punti inaspettati nella paniere di Costa Volpino che chiuderà presumibilmente in vantaggio questo quarto che si chiude in questo istante sul punteggio di 22 a 20.